Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua dove questo nuovissimo video. Siamo nuovamente con la carriera di giocatore insieme a Minecraft sta poltrona deve fare casino. Allora, oggi faremo un bel po' di partite. Sei, come al solito. Iniziamo subito col City, poi vedremo perché comunque poi c'è nuovamente qua il City. C'è un po' di Coppa Italia, un po' di campionato. Vorrei fare almeno due periodi di campionato, come ad esempio la Lazio, che è molto buona. E poi non lo so, tutti gli altri sono scarsi, adesso vedremo quale fare, quale non fare, però comunque se le giocheremo. Ho dovuto simulare un bel po', infatti ero a rischio di non convocazione contro il City, non ho giocato solamente una in 2 mesi per andare un po' avanti, però ci siamo. Vi chiedo lasciare un like, se chiaro che se l'avete fatto, Facebook e Instagram come sempre li trovate qua sotto in descrizione. È passato Ferragosto, già ormai da una settimana, e dobbiamo riprendere perché tra un po' c'è FIFA 20, dobbiamo concludere un po' di cose e tanta roba, eh. Non ho capito, la prima partita di oggi c'è Mauro Icardi al Milan, non me ne sono accorto che il Milan ha comprato Mauro Icardi. Adesso dove lo metti Griezmann? Cioè lo lasci... No, c'è anche di... Non l'ho vista la formazione, devo essere sincero, hanno cambiato la formazione. Va bene, va bene. Comunque contro il City, la mia ex squadra, in Champions League. 2 anni fa siamo arrivati in fondo, anzi 3 anni fa siamo arrivati in fondo con sta squadra, adesso sono in una nuova squadra, una nuova sfida, in Champions ci conosciamo. Sappiamo che Icraf gioca veramente bene in Champions, però bisogna vedere quello che riusciamo a fare. È il City comunque. Cosa? No, no, no. Brutto cross. Ma se l'ha presa Icardi. Comunque Icardi con la maglia del Milan e con la numero 9 non si può vedere. Comunque, 60 minuti e non è successo nulla. Doppio zero. Siamo sempre a centrocampo. Con Tucci ovviamente il City perché c'è un possesso palla mostruoso, ma niente di che. Ecco, l'unico tiro che ha fatto il City è questo. Con Donnarumma che ogni tanto para. Chi è entrato al posto di Icardi? Ad un quarto della fine? Douglas Luiz. Chi cazzo? E ha segnato il City. In casa loro. Al 78esimo. Merda. Capitan De Bruyne. No, che cosa ha tolto Ederson? Come non parava mai sto giocatore? Adesso para? Non ci credo, non ci è arrivato nessuno. Che cosa ha tolto? No, è parata. Ah no, l'ha proprio tirato fuori. E niente. La prima di oggi l'abbiamo persa. Brutto, brutto. Perché non è successo praticamente nulla. Ve lo giuro, non ho tirato niente. Comunque siamo in pieno ritmo anche per la Champions. Siamo quinti in classifica. Non siamo neanche molto lontani dalle prime posizioni. Però dobbiamo lottare. Siamo contro la Lazio che è undicesima. Siamo nuovamente titolari. E ho comunque visto che c'è anche Griezmann. Cioè hanno preso Icardi così. Seconda partita, stavolta in campionato, Lazio-Milan, siamo all'Olimpico, fuori casa, la Lazio sta messa non benissimo, noi siamo in corsa per tutto ancora, quindi cerchiamo di lottare per tutto. Vai, dai che ce la fai? Non ce la fai, madonna. Vabbè, mezzo alle palle del difensore proprio, eh. Pure la parata, che cosa ha tolto? È Fruchtle il portiere, è Fruchtle. È Fruchtle il portiere, ma che cosa ha fatto? Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Mamma mia, che gol! Va davanti alla telecamera ed esulta. Cazzo, ho tirato da casa mia proprio, eh. Stop, un paio di metri. Fammi vedere la grande angolare perché tanta roba. C'è questo Fruchtle e non lo poteva parare. Ma perché non esce in Champions una cosa del genere? Mamma mia. Che su tiro deviato Fruchtle ci è arrivato. No, cosa gli ha tolto? A chi non so, perché non si vede da qua, ma che parata. Abbiamo vinta. Vinta, ma un po' sofferta, perché dopo il gol non è che abbiamo fatto granché, però tanta roba. Tanta roba, un gol va bene, punto e basta. Allora, ritorno di ottavi di Champions League. Non possiamo sbagliare. Dobbiamo rimontare soprattutto. E ci abbiamo il trio d'attacco tutti e 3 stanchi. Ma veramente? Cioè, li ha fatti giocare contro il Palermo, che l'ho voluta simulare, hanno pareggiato 0-0 con il trio, quei tre davanti, e sono stanchi anche per la Champions. Puttana ladra, oh. Speriamo vada bene, dai. Speriamo vada bene, perché altrimenti usciamo dalla Champions, dai, non ho voglia. Ecco, primo tiro dopo 3 minuti, e non importa. Abbiamo anche la sfida del nostro pubblico, dobbiamo sfruttarla. L'occasione d'oro? No, no, no. No.
Sì, vaffanculo, 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 il gol dell'ex. Meno male. Dai, dai, cazzo, che non possiamo, non può, 1-1. Adesso o la teniamo così fino alla fine della partita, oppure ne facciamo un altro. Ce la possiamo fare. Grande donna. Bravo, donna. Bravissimo, Donnarumma. Madonna, cosa sta togliendo sto uomo? Cosa ha tolto ancora Donnarumma? Mancano 2 minuti. Mancano 2 minuti. Ok, supplementari. Molto brutto. Veramente molto molto brutto i supplementari, eh. Porca miseria. Che cosa ha tolto Ederson su non so chi? Penso su Paredes. Madonna, però. Cioè, siamo anche un po' sfigati, eh. Proviamo qua, butto in mezzo, ma cos'è bella, deviata. Che c'è Ederson, vabbè. Proviamo. Cosa? Ma veramente mi sta togliendo tutti questi. Ah no, l'ho proprio sbagliato, meno male. Perché se me l'avesse parato mi incazzavo. Che bella parato, eh. Non fa più fare niente. E mi sa che vedremo i rigori. Porca miseria, mi sa che ci facciamo veramente i rigori. Porca miseria, no. Non li voglio fare i rigori. L'ultima volta che ho fatto dei rigori in Champions sono uscito fuori. Ed era la fine di Champions, raga. Proprio contro questa squadra. Mamma mia, Donnarumma. È finita, raga. Cioè, 4 minuti di recupero su 2. Li sta anche allungando. Guarda, devono segnare per forza. Ditemi di no. Dai, fischia. Ok. Rigori veramente. E godiamoceli anche. Godiamoceli. Me li guardo così, veloce. E il primo gol, non so chi sia, non si vede da qua. Donnarumma, dai, che era semplice. Ok, 2-1. Grande Donnarumma. Para rigori, Donnarumma. Griezmann, Cecchino, tutti lì li stanno tirando. No, dai, era una busta, potevi pararlo. Grande Castiglieco, grande, grande. Donnarumma, non l'ho neanche battuto io. Siamo ai quarti di finale di Champions così. Così. Grandissimo. Forse ero l'ultimo a battere. Boh, non lo so. Grandissimo, Donnarumma. Allora, oggi faremo così. Le ultime 3 partite. Giocheremo i quarti di finale contro l'Atletico. Ok. Facciamo andata. Poi c'è il Napoli in casa. Ok. E poi il ritorno con l'Atletico Madrid. Sempre per quanto riguarda i quarti di finale. Siamo nuovamente in trasferta. Io spero vada bene come è andato prima con l'altra squadretta lì che era il City. Ovviamente siamo fuori casa, però conto su una squadra che abbiamo giocato bene, quindi dovremo continuare a giocare così. Perfetto. Quarta partita di oggi, quarti di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid a Madrid. Sono fiducioso, lo sapete, è la Champions. Che gol? Perché non marcate, ragazzi? Perché cavolo non marcate? Che poi mi deve segnare Kim? Bene, abbiamo già iniziato male. Abbiamo già iniziato male. Grande donna. Vabbè. Vabbè. Lasciatemi godere. Lasciatemi godere, cazzo. Venga, ma che zampogno gli ho tirato? Non l'ha neanche vista, Oblak. Che cosa ha tolto? Che cosa ha tolto? Oggi Donnarumma mi sta facendo innamorare. Vabbè, che cosa hai tolto? Che cosa hai tolto? Poi meno male che ha sbagliato quello lì davanti alla... Conti? Uno si chiama Conti? Ce l'ha Nuglu. Ti ha dato un bel pallone, tentatela. Vabbè, va bene, vuol dire, però dovevi tentartela subito, dalle di prima. Che cosa? No, 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 non può avermelo parato da lì. E ancora, ancora. Ma mi puoi fermare davanti alla, a 20 metri dalla porta per fischiare il fine della partita? No, questo gioco a me ogni tanto mi fa veramente sclerare. Allora, Napoli. Anche il Napoli è messo bene in classifica, è primo in classifica, quindi sarà tosta. Ma ce l'hanno Glutoglio, che non ce la fa più. Quinta partita di oggi, penultima soprattutto, a Napoli, al San Paolo. Napoli-Milan, prima in classifica contro... Noi siamo quarti, mi sa, una cosa del genere. E sarà tosta, molto tosta. Però ultimamente stiamo a parà. Oh, sbaglio io il tiro. Sbaglio, me lo para e c'è Suso dietro.
Ultimamente stiamo giocando, cioè in questo video stiamo giocando veramente bene, eh. Forse Icardi, perché ho visto che con Icardi sto giocando meglio, con Griezmann un po' di meno, ma vabbè, oh. Comunque sono due grandi giocatori. No, 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 su deviazione così ed esce fuori, no. Peccato, peccato. Sì, oh, oggi siamo, ci siamo. Ci siamo oggi, ci siamo oggi. Vai a fare il kebabino, va, puttana ladra. No, vabbè. 2-1, stiamo attenti. Ui. Raga, la prima volta che batto una punizione. Da molto lontano, ma la batto io. E l'ho battuta molto male. Oh, di che cosa ha tolto il portiere? Vorrei sapere chi è, perché è veramente bravino, eh. Vabbè, mezza girata. Me la vai a parare così? Complimenti. Da fermo. Vabbè. Perfetto, abbiamo battuto anche il Napoli in campionato. Quindi saliamo ancora di più in classifica. E accorciamo le distanze proprio dal Napoli. Gol mio di Suso. Mamma mia. Ancora in Champions. Ancora in Champions. Stesse maglie dell'andata. Sesta ed ultima partita. Siamo in casa. Se vogliamo continuare questo cammino che per il momento è magico, veramente. Dobbiamo per forza vincere. Basta un 1-0 semplice. Non dobbiamo complicarci la vita come abbiamo fatto contro il City. Perché abbiamo pareggiato all'andata. E quindi abbiamo buone possibilità. Bisogna giocare. Ancora io. Ah, ok. Ho capito che da lontano le devo battere solo io. Va bene. Tentiamola. Peccato. C'è anche il sinistro. Sta migliorando. Bravo, Donnarumma, Suchin. È un mostro questo ragazzino. Ancora, oh, ma lo volete marcare? Che a furia di tirare, questo qua poi segna. Ancora Keane, ancora Donnarumma. Tutta una sfida italiana, eh. E beh, tirano tutti gli altri, tira uno e va. Stiamo giocando male. E dobbiamo trovare il pareggio velocemente. Bello, bravissimo. No, 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 no. Oh, Black, tu mi hai rotto il cazzo già dalla scorsa partita. Qui invece chi me l'ha toccato il pallone? Tutto. Come hai fatto? Mi ha parato anche questo, Oblak. Di testa in mezzo non c'è mai nessuno? Quanto scommettete che mi fischia alla fine? Niente. Sbagliami anche questo? No, meno male, ancora, ancora lui. Ancora lui. Dai, che ce la possiamo fare. L'importante è non subire gol. Che bello però, raga, battere tutte le punizioni da lontano io, eh. Al massimo, se faccio cagate mi toglie punti, vero? Eh sì, però se. Madonna, se segnavi da lì, Cardi. No! Sì! Ecco, ma. No, vabbè. Grande Donnarumma. Ok, supplementari. Anche stavolta. Comunque ha tolto Icardi praticamente alla fine della partita per mettere Griezmann. Non l'avrei fatto, sinceramente. No, no, come, perché la stoppi da lì? Eri a mezzo metro. Perché ti stoppi il pallone? Tira. A fianco, eh. Bravo, Sanchez. Bravissimo, Sanchez. Al posto di sparare la palla a fanculo, cosa fai? La dai alla Lacazette. Certo, ma sei intelligente come chi ti ha fatto, eh. Siamo fuori dalla Champions. In un quarto d'ora fare due gol all'Atletico è impossibile. Tutto grazie a chi? A Sanchez, che al posto di sparare la palla davanti a tre attaccanti, no, gliela dà rasoterra. Che cosa si è. Che tiro ha fatto quello? E niente. Siamo fuori dalla Champions. Complimenti a Sanchez per la bellissima giocata, perché gli ha fatto un bellissimo assist comunque alla Lacazette. Per carità. Complimenti. Ci siamo fatti un culo gigante. Arriva Sanchez e li fa vincere. Non mi scende questa, cioè ormai ad aprile possiamo solamente provare a vincere lo scudetto, perché siamo secondi, a un punto in meno dalla Juve. Adesso voglio vedere quante partite mancano. Sono 1, 2, 3 col Frosinone, 4, 5, 6 partite, proprio giusto giusto. Nel prossimo video proveremo a vincere lo scudetto a settembre, ma proveremo comunque a vincere uno scudetto, l'ultima stagione che facciamo tanto. Quindi nel mentre che andiamo avanti col calendario vi chiedo solo un like, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, Facebook e Instagram come sempre lo trovate qua sotto in descrizione, vi ringrazio per la visione del video, vi
Venerdì ci vedremo con la carriera di allenatore con Cambridge United, anche lì venerdì finiamo la quarta stagione, poi vedremo quello che riusciremo a portare avanti, magari un po' di Champions, quel che vada, non lo so ancora, e nulla. Grazie della visione, bella.